Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video tag dal titolo Raccontati con un libro. Questo è un tag che è stato ideato da CCTube e Martina Belli. Vi lascio in info box i link ai canali, ma io sono stata taggata da Melania Costantino e anche del suo canale vi lascio in info box il link. Vi invito inoltre ad andare a vedere questo suo canale perché lei è bravissima. Tratta dei temi sempre molto interessanti e lo fa in un modo veramente intelligente, appassionante e coinvolgente, quindi io ve la consiglio. Questo tag che mi piace tantissimo, devo dire che mi ha dato del filo da torcere perché è stato veramente difficilissimo trovare i libri che potessero in qualche modo dare la risposta alle domande del tag. Quindi diciamo che mi ha fatto un po' penare, però mi piace veramente molto come tag. Quindi partiamo subito con la prima domanda. Un libro per ogni iniziale del tuo nome. Io ho scelto un libro per l'iniziale del nome e un libro per l'iniziale del cognome. Io mi chiamo Sara, quindi la S, e ho scelto Senza volo, che è un libro di Federico Pace. È un libro tra l'altro particolare perché racconta un viaggio che è fatto senza volo, quindi tutti quei viaggi dove non è necessario prendere l'aereo, quindi con la macchina, col treno, e descrive una serie di situazioni, quindi è un libro carino. Poi per l'iniziale del mio cognome, che è la V di Vicenza, io ho scelto vari gradi di infelicità. Di questo libro, se vi interessa, ho fatto la recensione che vi lascio nelle schede. Poi, seconda domanda, come descriveresti l'anno appena trascorso? Qui vi lascio un'immagine perché non sono riuscita a recuperare il libro, però direi cime tempestose. È stato un anno veramente tempestoso, turbolento e non mi viene in mente nessun altro libro che possa essere più adatto di questo per descrivere l'anno appena trascorso. Poi, descrivi la tua infanzia. Per descrivere la mia infanzia, io ho recuperato Il mondo incantato. Questo è un libro particolare perché è un'interpretazione psicoanalitica della fiaba, quindi lasciate perdere il contenuto che è un mattone allucinante, però Il mondo incantato va a riprendere bene e a descrivere bene quella che è stata la mia infanzia, perché comunque io quando ero piccola, quindi parliamo proprio dell'infanzia, quindi asilo e i primi 2 o 3 anni delle elementari, io vivevo un po' in un mondo incantato, ero una sognatrice, ero una bambina tranquilla, avevo la mia famiglia che mi proteggeva, le cose andavano bene, lineari, quindi proprio un mondo incantato. Quindi, insomma, mi è venuto in mente questo per descrivere la mia infanzia. Poi, con il titolo di un libro, racconta una ferita del passato. Qui invece ho scelto Il giardino delle spezie segrete. Perché nel mio passato ci sono state delle ferite più piccole o più grandi, a seconda, che io, diciamo, ho conservato in un mio giardino delle spezie segrete. Le spezie perché comunque hanno un sapore intenso e anche un profumo intenso, quindi come una ferita c'è un'intensità, c'è qualcosa che comunque vi fa capire che c'è, che esiste, perché comunque una spezia di solito ha una profumazione abbastanza forte, un sapore altrettanto forte. E io le custodivo nel mio giardino, quindi il mio giardino delle spezie segrete. Quinta domanda, usa il titolo di un libro per descrivere la tua vita attuale. E qui, un po' tra il serio e il faceto, direi smettila di incasinarti. Questo è un libro di quelli, diciamo, definiti motivazionali che io ho comprato e sinceramente non ho mai letto, però il titolo, smettila di incasinarti, e si addice proprio alla mia vita attuale perché è un po' il mio motto attuale, cioè fare le cose senza incasinarsi la vita, quindi cercare di fare delle cose che possano essere meno stressanti possibile, delle cose comunque che mi fanno piacere ma fatte in modo abbastanza semplice, quindi è proprio questo, smettila di incasinarti, è proprio il titolo perfetto. Domanda 6. Un titolo che descrive il tuo carattere. Dunque, io credo che il titolo di un libro che più si avvicina alla descrizione del mio carattere sia Ragione e Sentimento. Questa è una bellissima edizione, ma il titolo non si vede perché è di lato. Comunque, Ragione e Sentimento, perché io sono una persona che,
negli anni è riuscita a raggiungere un certo equilibrio tra ragione e sentimento, perché sono una persona che comunque tiene molto in considerazione i sentimenti, tantissimo, ma sono anche abbastanza razionale, perché ho anche degli elementi comunque di razionalità. Diciamo che io credo di essere una persona con i piedi abbastanza ben piantati in terra, non sono comunque una persona così che si lascia andare a delle fantasie particolari o che comunque vive tra le nuvole. Quindi ho i miei elementi di razionalità, però do tantissima importanza ai sentimenti e alle emozioni quando si devono prendere soprattutto delle decisioni. Quindi ragione e sentimento credo che sia quello che mi descrive meglio. Prossima domanda: che cos'è per te la famiglia e l'amore? Dunque, io per questa domanda ho scelto lo stesso libro per entrambe le cose, che è il simbolismo dei colori. Perché? Perché ognuno ha i suoi colori e con i colori portiamo anche dei simboli, quindi ogni colore ha il suo significato, il suo simbolismo, esattamente come le sfumature delle persone, perché ogni persona ha mille sfumature, mille colori, perché dipende dalla giornata, dipende dall'umore che abbiamo, dipende dalla situazione che stiamo vivendo, quindi abbiamo sempre mille colori e mille sfumature e poi nella vita comunque, come nella famiglia, nell'amore, ne succedono anche di tutti i colori, quindi direi che questo era il libro perfetto per rispondere a questa domanda. Io mi sento di dire così: tanti colori, tante sfumature, tante situazioni, quindi sicuramente ci sono di mezzo i colori. Poi, come ti senti nei confronti del tuo futuro? Qui voglio citare un libro di Don Mario Picchi che si intitola La vita è una meravigliosa avventura. Don Mario Picchi era un parroco di Pavia che insieme a Bianca Costa ha fondato il Centro di Solidarietà di Genova, che si è sempre occupato di dipendenze. Soprattutto di tossicodipendenza, ma adesso si occupano anche di dipendenze più in generale, quindi anche dipendenze da gioco d'azzardo, ad esempio, e poi si sono ampliati molto, adesso si occupano anche di problemi, diciamo, sociali che riguardano i minori, di immigrazione, quindi di una serie di cose. Però io direi la vita è una meravigliosa avventura, è quello che io mi sento di attribuire, di avvicinare comunque alla mia sensazione per il futuro. Quindi se io penso al futuro, penso tutto sommato la vita è una meravigliosa avventura. Quindi tutte le avventure che il futuro ha in serbo per me, anche se non saranno tutte meravigliose, comunque faranno parte di quella che di per sé è una cosa meravigliosa, che è la vita. Quindi ho trovato insomma questo titolo e mi sono sentita di associarlo e di utilizzarlo per questa risposta. Domanda numero 9. Un sogno nel cassetto. Sicuramente Giramondo, Giramondo di Daniel Steele. Non c'entra niente il contenuto del libro, ma io l'ho scelto per il titolo, Giramondo, perché il mio sogno nel cassetto da sempre è fare il giro del mondo. Io vorrei veramente avere la possibilità di fare il giro del mondo, di vedere tutto il mondo. È proprio un sogno nel cassetto che ho. Io non credo che riuscirò mai a realizzarlo nell'insieme, perché fare proprio il giro del mondo la vedo un po' difficile, però sto provando nel mio piccolo a vedere tante località del mondo, tanti luoghi, perché diciamo che un po' il mio pallino è quello di viaggiare il più possibile e di scoprire più posti possibili, è proprio una mia passione. Poi, ultima domanda, un consiglio per la te stessa di oggi e per la te stessa del futuro. Se io dovessi dare un consiglio alla me stessa di oggi e anche alla me stessa del futuro, sarebbe solo ed esclusivamente uno: va dove ti porta il cuore. Perché io credo che le scelte migliori siano proprio quelle che vengono fatte seguendo la direzione del nostro cuore. Quindi va dove ti porta il cuore. Questa era l'ultima domanda. Io ho amato tantissimo questo tag, quindi Melania ti ringrazio per avermi taggata perché è veramente un tag che mi è piaciuto moltissimo. Io taggo tutti gli amanti dei libri, tutti quelli che desiderano fare questo tag. Mi raccomando, se lo fate, ditemelo, scrivetemelo nei commenti così vado a vederlo. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.